contento di averti qua, per me è un grande onore. È stato un onore parlarti anche in anticipo prima di questa intervista per conoscerci un po' meglio. E quindi, come ti dicevo, lo scopo dell'intervista è portarsi a casa un po' della tua esperienza per fare in modo che di diffonderla anche verso i più giovani. Con tutte le tue copertine ne hai cresciuti parecchi di illustratori. E io sono uno tra quelli che ti ha sempre seguito, ammirato, e che continua a farlo sulle pagine di Vintage Lotica adesso. Ti ringrazio. Grazie mille per essere qua. E la prima cosa che ti chiedo è, per diventare illustratore, quindi per chi vuole fare la carriera che hai fatto tu, no? Quindi di cercare di diventare un professionista, pensi che sia meglio imparare in autonomia, studiare da soli o affidarsi a una scuola o a un insegnante, nel caso fosse possibile, per fare in modo che le principali cose vengano insegnate piuttosto che autoapprese nel corso del tempo? Indubbiamente partire da soli così parti già con un grave handicap. Dovresti già avere delle conoscenze proprio elementari, di base, che adesso uno ritiene poco importanti, ma per iniziare invece sono fondamentali. Quindi ci sarebbe bisogno di qualche figura che ti sproni e ti dia i primi elementi per cominciare. C'è chi è già fortunato in partenza e quindi nasce in un ambito familiare nel quale, non so, tuo papà, tua mamma, i fratelli maggiori, qualche parente che svolge già questa attività e quindi puoi sfruttare i suoi suggerimenti, no? Poi c'è una cosa che è normale, è abbastanza normale, quando da bambini ci si mette a disegnare o a dipingere qualche cosa anche di elementare così, finché si fa fatica, insomma, non si ripetono gli esercizi con tanta soddisfazione, ma quando vedi che cominciano a venirti bene i primi disegnini, insomma, che prendi soddisfazione, allora ti ci applichi con una passione sempre maggiore finché non diventa una vera e propria passione. A questo punto l'insegnante ti serve un po' meno, perché la ricerca a questo punto viene come curiosità che ti poni tu personalmente, senza bisogno di andarti a cercare un maestro. I maestri sono le cose che tu guardi, che tu vedi, i musei che vai a visitare, i film che vai a vedere, e quindi ti fai un patrimonio che poi ti servirà e che continuerà a servirti per tutta la vita. Però all'inizio una mano ti serve. Concordo. Anche perché si perde, tra virgolette, meno tempo per imparare le cose proprio basiche che bisogna avere per forza. Anche questa è una cosa fondamentale, certo. Ok. Nella tua risposta mi hai già dato un po' la risposta anche alla seconda domanda, però vorrei un attimo approfondire il tuo pensiero, perché ci sono pubblicazioni che in questo momento parlano del talento e sul talento dicono che il talento in realtà è una cosa che non esiste. Volevo sapere cosa ne pensi tu. Questa è una vecchia diatriba filosofica, psicologica, che lascia un po' il tempo che trova. Un po' è vero, ma molto non è vero. Insomma, io non mi ricordo tra i miei colleghi del passato, quando facevo l'attività nel cinema e anche quando facevo l'attività di insegnante, di aver avuto dei colleghi che non fossero privilegiati soprattutto da un supporto che avevano avuto naturalmente fin dalla giovane età: l'entusiasmo, la volontà di applicarsi con la massima attenzione alle cose che stavano facendo, perché giusto appunto per questa passione erano portati a studiarla e sperimentarla più degli altri ragazzi. Già questa è una cosa che li differenziava dei ragazzi normodotati, diciamo così. Sì. Ma normalmente quelli appunto che io ho visto emergere avevano delle doti innate che non erano ripetibili ai coetanei, ai colleghi, erano uniche nella loro tipologia, persone uniche.
quelle che ho conosciuto io. Difficilmente ho trovato nel mio campo, perché io lavoravo in questi due settori, cinema e illustrazione, raramente ho trovato persone che così, arrivati alla maturità, si sono interessati di un argomento e sono riusciti a sfondare, naturalmente dimostrando grandi capacità, in una particolare attività. Difficilmente. Sono quelli che ho conosciuto io, sono arrivati a livelli eccezionali perché loro erano dotati già dalla gioventù, dal nucleo appena nati, di una grande predisposizione, per me innata. Non so se mi tirerò dietro delle critiche, perché questo, appunto, ti dicevo prima, è un argomento che trova difensori di una parte e difensori dall'altra, e dall'altra parte ci sono quelli ancora più duri e più tosti. Ma infatti ne ho lette parecchie di cose, ne ho ascoltate parecchie. Io il punto con cui sono d'accordo con loro è che non basta avere il talento se non lo si coltiva. Però non tutte le persone che per 10 ore al giorno si mettono a dipingere ottengono lo stesso risultato. Sì, perché esatto. Poi il talento per me è anche quello che tu riesci a tirare fuori dal tuo animo, come riesci a connetterti con quello che fai. Cioè, quello che tu dai di tuo in un tuo dipinto, che quello non te lo può insegnare nessuno, quello è quello che sei tu che viene fuori. E quindi per me quello fa parte anche del talento che una persona ha. A proposito del fatto che dicevi che hai lavorato in due campi, non l'ho detto all'inizio, ma tu nasci come scenografo. Visto che hai avuto questa esperienza importante nel cinema, volevo capire se in qualche modo ti ha aiutato anche per quanto riguarda l'illustrazione. Sì, di prima acchito avrei pensato di no, ma dopo con l'esperienza ti devo dire che quando vedevo Aldo Tonti oppure, non so, un altro operatore cinematografico, sai, il direttore delle luci intendo, no? Sì, sì. Che piazzavano una luce, un controluce, un diffusore in un modo al posto di un altro, non ci facevo neanche caso, pensavo di non farci caso, in realtà assimilavo tutte queste cose, hai capito? Adesso quando fotografo so come fotografare molto semplicemente, ma anche tenendo conto di queste cose che io ho imparato nel cinema, altrimenti non riuscirei mai a far venire il modello, una modella e fotografarla, avrei bisogno di chiamare un fotografo. Invece non ho mai chiamato un fotografo, mi sono fatto sempre tutto da solo, hai capito? Perché sono cose che ho imparato lì. Ho imparato lì anche gli accostamenti dei colori, ad esempio, hai capito? E soprattutto le inquadrature e le luci, la direzione delle luci, cosa servono le luci, cosa servono gli obiettivi, capito? I primi piani, i lunghi piani, queste cose qui. Anche quando metto i personaggi, capito? E li devo fotografare in pose, eccetera, devo sempre utilizzare, per esempio, non so se lo sanno tutti, ma un minimo di zoom per poter fare un primo piano, altrimenti ti vengono i nasoni grandi, certo. Le orecchie piatte, capito? Certo, la deformazione dell'obiettivo praticamente. Sì, ma queste cose qui le ho imparate nel cinema. Quindi arriviamo anche a un'altra domanda, che è quella dei riferimenti fotografici. È un'altra grande, secondo me, idea strana che si fanno parecchi emergenti, è che usare riferimenti fotografici vuol dire barare. Ecco, io la penso così. La penso così perché ci sono illustratori molto diversi da me, oppure molto simili a me, e quindi però siamo diversi, bene o male. La fotografia è indispensabile, però va vista secondo le diverse attività. Per il disegnatore di interni ha una funzione di suggerimento la fotografia, capisci cosa voglio dire? Sì. Cioè non ha l'esigenza il disegnatore di renderti l'immagine realistica, cosa che invece tu normalmente come illustratore dovresti avere. Ci sono, poi parliamo anche degli illustratori che non hanno questa esigenza e fanno un tipo di illustrazione completamente diversa, come era Toppi, come erano tanti altri, no? Però normalmente noi che facciamo questo tipo di lavoro facciamo un tipo di lavoro molto realistico. L'anatomia deve essere più reale del reale. Certo. Iperrealista, direi iperrealista, hai capito? Se non ci fossero degli ostacoli che sono dovuti proprio alla stesura della tempera,
che è difficile, che non puoi dominare come domini l'olio, però l'olio è difficile da usare perché ha un modo di essiccazione molto lungo e quindi non riusciresti mai a lavorare, però la tempera ha dei limiti che ti pone per la realizzazione e quindi la superficie la ottieni accostando pennellata su pennellata e vedi a volte, no, la divisione delle pennellate. E quindi proprio realistica non riesci, però devi cercare di essere il più possibile realistico. E allora devi per forza basarti su una fotografia, almeno che tu non abbia un modello paralizzato per ordine di una settimana, hai capito? In modo che tu possa iniziare il lavoro, ma te lo devi anche finire. Perché serve la fotografia? La fotografia perché rimane sé medesima nel tempo. Tu la stessa foto te la metti lì, la tiri fuori dopo un anno e riprendi il tuo quadro. Ma con un modello non puoi fare la stessa roba. Con un modello tu devi iniziare e finire in una giornata. Che già una giornata è tanto, perché un modello dopo mezz'ora già comincia a lamentarsi e non riesce a star fermo. Quelli che sostengono il contrario probabilmente non fanno questo lavoro, ma chi fa questo lavoro lo sa che deve essere così. Concordo. Dopo tanti anni e dopo tante copertine, perché 10 copertine al mese per tantissimi anni sono tante copertine, come si fa a non ripetersi? Ostia, quello è difficile, perché ti capita, a me è successo spesso, di anche senza ricordarmelo, perché io le copertine non me le ricordo quelle che ho fatto, le riconosco solo per lo stile e per i personaggi, per le date, e quindi risali al passato. Mm-hmm. Però altrimenti la velocità è tale che non memorizzi bene, quindi ti può capitare che ribecchi la stessa modella, la stessa foto in quella posizione, la prendi come spunto, casomai la metti anche a sinistra invece che a destra, più piccola invece che più grande, ma è lei. E dopo la riconoscono e te lo dicono anche, annaggia, è capitato diverse volte. Quello che invece non deve capitare è che tu fai questa modella e poi l'hanno fatta anche gli altri e quindi ci troviamo in edicola con la stessa immagine. Hai capito? Certo. Tu sai che io ho fatto quasi solo il fumetto erotico, sì. di conseguenza spesso e volentieri usavo delle riviste dell'epoca sexy, tipo Le Ore, Cavallero, Super Sex, queste riviste che andavano per la maggiore all'epoca, no? Sì. Però come me erano abbonati a queste riviste anche i vari autori delle di periodici, i miei colleghi delle di fumetto e tutti quelli che facevano il mio lavoro, ma non solo, anche quelli che disegnavano gli interni. Quindi nessuno ti impediva di mettere giù nello stesso momento, negli stessi giorni, lo stesso disegno che stava disegnando il mio collega. Lo imparavi 2 o 3 mesi dopo quando le vedevi in edicola. Hai capito? Certo. Quindi anche a me è capitato, ma è capitato a tutti. C'era qualcuno che si offendeva più di me e più anche di Vignali, il quale non si offendeva mai, che era buono come il pane, perché gli avevi copiato la copertina, diceva lui, che io sapevo che non era copiata, era copiata da una foto di una rivista, ma non dalla sua copertina. Certo. Anche perché la sua è uscita 2 mesi dopo. E non poteva essere. Era il riferimento iniziale che era lo stesso. Esatto. E naturalmente perché ci credevi? Perché tu cercavi di prendere sempre le immagini più belle, hai capito? Poi era un battle, no? Che andavi a modificare delle cose, ma quasi sempre modificavi quelle cose perché avevamo tutti un po' proprio l'occhio per abbellirla questa immagine, che altrimenti sarebbe stato un po' banale, mettere una stoffa lì, hai capito, mettere un guanto, mettere un cuscino, un lenzuolo, ecco. E andavamo a fare gli stessi lavori, molto spesso sembravano proprio le copie, ma non erano volute. Non erano volute. D'altronde non potevamo sempre prenderci le modelle, perché
quando si va così di corsa non hai il tempo di fare sempre le foto, quando le avevo le facevo, alcune volte purtroppo si cadeva in questo tranello, ci siamo caduti tutti. Anche il discorso delle somiglianze con le persone reali, tipo per esempio Succhia, che era Ornella Muti, e ti è stato chiesto proprio dall'editore di fare Succhia su Ornella Muti. Prima Alain Delon, ok. Videro che ero abbastanza fedele nel ritratto e mi tennero lì a fare Alain Delon, io credo fino alla fine. Ci alternavamo io e l'autore, quello che la iniziò, che cominciò prima di me. Uh-huh. E poi dopo siamo passati su altre testate, io ho fatto anche 44 Magnum, PI, là si chiamava, l'attore, quell'attore americano che ancora vede i telefilm in televisione, sì. E lì ne facemmo non tanti, non tantissimi, non durò tanto tempo. E poi feci anche una con Kojak. Poi feci ancora qualcun'altra, Fox Stallone. Ok. Poi ne feci ancora, feci 7-8 attori, sempre con le di fumetto. E poi feci anche Succhia. Mm-hmm. Quando si è trattato di parlare di tutti questi argomenti, sì, di questi fumetti ispirati a personaggi autentici del mondo del cinema, io glielo chiesi al nostro editore, gli chiesi: ma San Barbieri, ma l'autorizzazione per poter fare qualcosa c'è da preoccuparsi, non c'è da preoccuparsi, come siamo messi qua? Perché altrimenti io non me la sento, io ci vuole una copertura, perché se questi non sono d'accordo, gli abbiamo chiesto se, allora lui mi disse: lei non si deve preoccupare di questo perché sono io il direttore responsabile, mi rispose. Poi un fumetto che era lì sul tavolo, un fumetto che era lì da Pederiali, eravamo, aprì la prima pagina, nel retro si era scritto: direttore responsabile Renzo Barbieri, lo vede? Rispondo io per tutto quello che succede, lei non c'entra niente. E mi rispose così, allora ho detto: allora va bene Renzo, allora d'accordo, no, capito? Sì. Infatti io guardavo sempre dentro su che se continuava ad esserci la scritta direttore responsabile. No, perché l'avevano tolta a un certo punto, ah. Ed è subentrato un altro amico del fumetto al posto di Renzo Barbieri per alcune testate, invece no, quello lì continua sempre lui. Ok. E invece per quanto riguarda lo stile pittorico di queste copertine, che è molto particolare, molto riconoscibile, ci sono anche delle belle similitudini con Biffignandi, c'è proprio un tipo di, guardandole si vede proprio che ci sono delle pennellate molto fini che vengono date attorno al volume, che sinceramente non le avevo viste mai tra gli illustratori moderni, e quindi questa cosa mi ha molto incuriosito, vorrei capire da dove dunque questa vuole. Tecnica la si può usare meglio se fai delle misure piccole, più okay. Ti allarghi più diventa una tecnica irripetibile col pennello piatto. È una tecnica che si fa molto bene se tu hai un pennello tondo, l'ideale sarebbe, era per me, era per gli altri, il pennello numero 5 della serie 7 della Winsor & Newton. E andavamo tutti avanti con quel pennello lì. Mm-hmm. Ci conoscevamo fra di noi, no? Sapevamo i mezzi che dovevamo usare. Ed era ispirato ad una pittura molto antica. Era la tempera antica del 1200-1300, su tavola fondi oro. Se tu guardi l'incarnato di questi quadri, mm-hmm, però bisogna vederli dal vero perché le fotografie non te le riporta, sono tutte pennellate plastiche che girano secondo l'anatomia del braccio, del collo, del petto e quanto del viso, hai capito? E sono una parallela all'altra e attaccata all'altra, perché era quasi impossibile sfumare la tempera all'uovo. Hai capito? Okay. Ti si incollava sotto. Ok. E allora si usava questo sistema qua. E praticamente è nata così. È nata a Milano con le prime copertine negli anni 70. Ok. Però per poterla fare, ti ripeto, le misure sono cambiate da 50 a 36. Perché altrimenti non riesci, dovresti fare... io adesso faccio delle cose per divertimento, come vedi, ho fatto vedere una anche prima,
ma spesso non riesco a fare col tratteggio. Quindi bene. L'ispirazione è soprattutto alla vecchia tempera italiana del XIV secolo, ecco, prima del Rinascimento. Quindi ha una vita lunghissima. Sì, 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 perché dopo viene l'esperienza di Antonello da Messina, il colore a olio, eccetera, e col colore a olio non c'è più stato problema per sfumare, quindi la figura veniva sfumata tranquillamente. L'olio è stata una grande invenzione che certo. Ha permesso soprattutto questa cosa qua. Certo, certo, certo. A parte l'Italia, dove hai pubblicato tutti questi fumetti, adesso ho visto che è stato pubblicato un libro dalla Corero, che si chiama Sex and Horror, sì. Che riguarda tutte le tue, molte delle tue illustrazioni. Quindi volevo capire cosa hai fatto all'estero, diciamo, che magari noi qui non conosciamo. Sì. Dunque, all'estero devo dire abbastanza poco, perché all'estero eventualmente mando un file, perché è quasi impossibile mandare prodotti, i miei prodotti all'estero, perché ci sono delle leggi ben precise per le quali tu devi garantire lo Stato che non stai esportando un'opera d'arte. Come fai a garantirla? Devi metterti in rapporto con le sovrintendenze delle belle arti. Quindi io per spedire dovrei andare a Bologna, fermarmi a Bologna 2 o 3 giorni, perché devi incontrare il funzionario che deve visionare l'opera, deve dire che non è un'opera d'arte antica, eccetera. Perché altrimenti all'ufficio delle dogane ti bloccano il quadro e te lo rimandano indietro. Okay. E quindi è diventato impossibile lavorare. Poi adesso non parliamo da un anno a questa parte, certo. Non si muove un chiodo, hai capito? Certo. Però certo che il rapporto adesso con gli appassionati del genere, che sono non solo in Italia, si è decuplicato ormai, perché con il libro inglese, con l'altro libro dell'editore italiano Luca Mencaroni, che ha fatto la cronistoria del mio lavoro dal 73 fino all'88, no, anche gli ultimi lavori ci sono, certo, anche gli ultimi lavori, questo ha contribuito a farlo conoscere ancora di più il mio lavoro, non soltanto in Italia, perché anche il libro di Mencaroni è tradotto in inglese e in francese. Ok. Agli Stati Uniti poi ho stretto rapporti con un paio di editori per i quali ho fatto delle copertine per delle loro riviste, e anche adesso mi hanno scritto, mi hanno mandato 2 righe per Facebook se posso fare anche un'altra copertina, e io la faccio volentieri. Poi dopo, come vedi, le ho tutte qua. Non le vedo purtroppo quelle. Perché poi mia moglie dice che non le vuol vendere assolutamente, non avevo bisogno, abbiamo entrambi la pensione. Ha ragione, quindi, fate bene, tenetevele strette. Sono messo come te, è il tuo stipendio, è vero? Sì, sì, sì. Che garantisce, quindi tu puoi fare nella vita ciò che ti piace di più. Esatto. A parte il tuo lavoro, che quello devi fare comunque, ma però poi fuori da quello puoi fare l'illustrazione che ti piace di più, il disegno che ti piace di più e venderlo. Oppure anche regalarlo a chi vuoi. Certo, 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 certo. Sì. Se posso divagare un attimo rispetto alle domande che mi stavi facendo, devo aggiungere che io ho collaborato con la Corero per fare questo libro che è uscito in questi giorni, o che dovrà uscire in questi giorni, del quale non c'è proprio il nome dell'autore, però gli appassionati del settore sanno di chi si tratta, perlomeno hanno in mente precisamente di chi si tratta, ed è stato uno dei primi che ha ideato questa tecnica pittorica ispirandosi sempre al Medioevo, perché se tu hai mai visto un originale di questo autore, tu vedi la precisione e questi tratteggi che lui fa col pennello, eccetera, dai quali abbiamo imparato un po' tutti, hai capito? Perché era il più vecchio di tutti noi. Consiglio tutti, approfitto di questa intervista, perché consiglio tutti di acquistarlo, perché il prezzo è veramente bassissimo. Sì. Cioè un editore italiano forse lo farebbe, però chiederebbe di più, certo. Perché mi pare che siano 25 euro. Sì, 25 euro costa il libro. 25 euro? Sì, sì, sì.
sono tutti, chi ha preso anche il mio libro sa che è stampato molto bene, perché lo stampa sempre lo stesso editore, certo. I colori sono stupendi, molto fedeli, diciamo non stupendi, diciamo molto fedeli agli originali, cosa difficile col colore perché lo sapete tutti, e sono numerosissime le illustrazioni, perlomeno saranno 150-170. Sì, sì, sono 160 pagine di libro, quindi ce ne sono anche più di una in ogni pagina. Lo so, sai perché lo so? Perché io ho aiutato la Corero Press nell'approvvigionarsi dei file, contattando tutti i possibili collezionisti italiani, dei quali sapevo che possedevano degli originali, di farmi mandare appunto questi file con le immagini. E quindi conosco, ci sono delle cose bellissime, delle illustrazioni bellissime, infatti noi eravamo sempre in competizione con loro, e quando vedevi che usciva, dai, noi dovevamo cercare di far meglio, ma non era facile, perché questo autore è veramente bravissimo. Quindi adesso è in uscita il libro, si chiama libro numero 4, 4. Senza fare il nome del... l'autore. Allora, a proposito di illustrazione, un consiglio che tu vuoi dare a chi vuole intraprendere questa carriera come illustratore, una cosa importante da tenere in mente o da sapere? Come illustratore, dici? Sì, sì, sì. Allora, secondo me devi essere cosciente delle tue forze, però, perché i mercati sono di diversi tipi, e diciamo di diverse categorie, perché tu sai già che se vai dall'editore Bonelli, ad esempio, io dico così dei nomi per dire, tu sai già che devi essere della categoria A. Se tu vai dall'editore Pinco Pallino, tu fai parte della categoria B, e poi c'è anche la categoria C, se vogliamo, hai capito? Sì. Tu devi essere cosciente di a quale categoria appartieni per poterti proporre. Ok. Non puoi, secondo me, andarti a proporre senza avere le basi, le qualità per essere accettato. Perché io vedo delle persone che vanno e poi guardi la qualità dei lavori, non sono esattamente quelli richiesti da quella casa editrice. Dice, ma noi abbiamo solo quelli, non è che abbiamo... E allora ti devi proporre anche all'estero e non devi aver paura. All'estero, ad esempio, ci sono degli agenti che fanno questo di professione. Contattali, fai vedere i tuoi lavori e vedrai che prima o dopo, dovrei fare dei tentativi, ma prima o dopo ti chiamano a fare dei lavori. Lo so perché io ho delle persone che hanno fatto così e lavorano e continuano a lavorare e sono già anni che lavorano. Quindi non è che sto dando un consiglio, certo, così, certo. È proprio la verità, capito? Sì, sì, così. Sì. Uno però deve sapere, come ti ripeto, deve sapere esattamente il suo valore e dove c'è, per esempio, dove eccelle, soprattutto dove eccelle. Quali sono le tue predisposizioni? Non andare a cercare una cosa a caso, devi mirarla bene questa cosa, perché hai poche cartucce da spendere, hai solo quella cartuccia da spendere, la devi spendere bene. Per esempio ci sono quelli che sono molto bravi a fare le cose scientifiche, le cose anatomiche, e allora lì ti devi indirizzare, non so, alle enciclopedie scientifiche, certo. Alle editrici come la De Agostini, ad esempio, certo. Per dire, capito? Sì, sì. Ecco. Invece per altre cose devi cercare, quando hai mirato bene, guardati all'estero anche, perché in Italia ormai è rimasto poco. Poco e niente, sì. Abbiamo un grande editore, io tanto di cappello, ma tolto lui non saprei dove potrei suggerire di andare. Certo. Allora è meglio che sei tu a cercare quelli nuovi, gli editori, e ci sono. Certo, questo è un gran bel consiglio. E poi secondo me deve conoscere oggi come oggi, deve lavorare molto bene con queste tecniche nuove, col computer, perché io non ho mai demonizzato il computer, anzi ti dirò che un po' vi invidio voi che ci lavorate, perché io vorrei tanto lavorarci un po' anch'io. Perché mi dicono tutti che è più veloce, quindi farei meno fatica, ma io proprio non ho nessuna base, non posso, quindi io ci metto tanto tempo a fare una copertina, cosa che se lo sapessi, per esempio, se sapessi le tecniche del computer
eviterei, purtroppo non le conosco e quindi continuerò così fino alla morte. Quello che il computer ti dà in velocità te lo toglie col fatto che poi tu non hai l'originale, ma mediamente una copertina delle tue, quante ore ti porta via? Tante, adesso però, se, io ti devo dire che quando facevo quelle lì che erano più piccole, perché la misura era 36 di altezza per 25, quindi così piccole ci mettevo, stando lì con la testa però, senza metterci il tempo che dovevo andare a scuola, tornare, quello non vale. No, il e tempo proprio... Ci mettevo 2 giorni. Lavorando quante ore? Tanto, lavorando 10 ore. 20 ore quindi per fare una copertina. Sì, sì. Escluso il tempo di trovare riferimenti, escluso il tempo... No. Compresi? Beh, non è tanto allora, dai. No, lì ero veloce, perché ero capace, ad esempio, di chiamare il modello o la modella, oppure di trovare tutto il materiale, di 4 copertine, ti mettevo tutto via. Poi finivo quelle 4, poi trascorrevo un giorno a documentarmi per le altre 4. Ok. Beh, no, cioè, ero attrezzato abbastanza bene, e poi avevo una gran mole di documentazione, soprattutto per i fondi. Perché ripeto, a chi non avesse seguito, che il fondo è la cosa più importante, è quello che ti dà l'atmosfera di tutta la copertina. Certo, concordo. Concordo. Ed è una delle cose più difficili. È una delle cose più difficili, ti dà l'atmosfera e ha bisogno della maggior documentazione possibile. Certo. Perché si tratta o di arredamento, quindi devi avere, non so, se le zora che facevo erano ambientate nell'Ottocento, dove avevi come i letti, i baldacchini, tutte le cose, poi gli abiti, i costumi, i certo. cappelli, tutte queste cose qui, soldati, le armi dell'epoca, certo. capito? Certo. Quindi noi avevamo naturalmente, noi, non solo io, quindi anche gli altri, avevamo le nostre cartelle con le armi, capito? Con gli animali, con i soldati. Certo, certo, certo. Con le donnine, avevamo tante cartelle. Quelle che, anche più per passione. Anche. Ascolta, la penultima domanda è questa. In una carriera così lunga, volevo sapere se ti è mai capitato di aver fallito il colpo, di aver mancato il bersaglio, e se ti è capitato come si fa, diciamo, a superare la cosa, e se non ti è capitato, vabbè, ti faccio i miei complimenti. Allora, le cose sono messe così. Quando tu hai un, diciamo, committente, meglio ancora un editore, no? Che ti propone una copertina, perché qui si parla di copertina o inserti interni, una copertina, normalmente si tratta di una persona intelligente e che sa che cosa ti deve chiedere, perché se non è una persona, se non è un editore, è più facile che non sia molto bravo nel chiederti il soggetto di questa copertina. Perché normalmente cosa succede? Succede che loro si sono già fatti un film davanti, se lo sono già realizzato, e quindi ti chiedono una cosa del quale loro sanno già cosa gli devi dare. Mm-hmm. Questa cosa non avverrà mai, perché il pittore che ti realizza una copertina, anche quando tu gli dai questi input, stai sicuro che ti porterà una cosa che non è esattamente quella che tu ti sei messo in testa. Ma, ripeto, l'editore è intelligente invece, o il committente intelligente, esperto, perché quante volte nella sua vita ha dato queste commissioni da fare ai suoi disegnatori, disegnatori migliori, sanno fermarsi esattamente al momento giusto. Mm-hmm. Cioè ti fanno una descrizione di quanto gli serve, ma non vanno oltre. Sono ammesse piccole, come si dice, modifiche al soggetto che loro ti hanno dato. Mm-hmm. Hai capito? Sì. Si devono cancellare, molti si devono mettere in testa che l'autore ha anche una sua personalità, e per dimostrarla
non possono percorrere esattamente il filo che tu gli hai steso, devono girare anche sul loro filo. Certo. E spessissimo hanno ragione loro, perché loro lo fanno di professione, gli altri non lo fanno di professione. Certo. Quindi non sanno esattamente come va preso l'argomento, hai capito? Sì. Però purtroppo è così. Quando ci si affida a una persona che non è molto pratico di questo lavoro, è molto probabile che ti dia che non siano mai soddisfatti di quello che tu gli fai. Okay. Intanto, ma non è capitato con i grandi. Per esempio, io ho lavorato con Rizzoli, ho lavorato con Mondadori, parlo dei grandi, no? Sì, sì. E non ho mai avuto, dei lavori che ho fatto, non ho mai avuto una, come si dice, lamentela. Sì, non si sono mai lamentati, sono sempre, anzi, ti dirò che sono sempre andati molto bene. Però è capitato a Roma, prima di lasciare Roma, solo nel 74, che sono andato in una casa editrice dove c'era un mio amico, oltretutto, che però l'avevano messo come capo della testata da poco tempo, si vede che voleva fare una cosa particolare. Io ho capito cosa mi voleva, io gliel'ho fatta e andò male. Mm. Sì, che, sì, però, sì. Che però andò così male che l'anno successivo, o due anni dopo, la prestai questa illustrazione a Dino Leonetti, il quale in un viaggio in Francia la vendette in Francia. Capito? Sì, a uno che non aveva grilli per la testa, che non aveva... ed era una rivista che andava per la maggiore... Era probabilmente la più grande rivista erotica del mondo in quel periodo. Si chiamava Metal Hurlant. No. Metal Hurlant. Bédé. Ah, Bédé, ok. Bédé. La rivista si chiamava Bédé. Ecco, feci questa illustrazione. Allora anche lui, eravamo amici entrambi di questo caporedattore. E dice: sai, porta pazienza, dalla a me che la vendiamo subito. Infatti. Poi lui fece un viaggio da un suo cliente in Francia e andò via con la copertina. E quando fecero la scansione e me la riportò indietro però la copertina. Sì, sì, perché sì. Già in Francia, oltretutto, vedi questa cosa che è importante, in Francia allora ti pagavano il diritto e ti restituivano l'originale. In Italia questa no? Era una cosa bellissima, da noi non si faceva. Gli originali nostri, di tutti quelli che ti ho nominato, non venivano mai restituiti, rimanevano all'editore. Ah, penso te. Io per le mie copertine non ne ho neanche una. Io per avere indietro qualche copertina, o ho fatto il ritratto a chi ce l'aveva, o la moglie di chi ce l'aveva, ho fatto degli scambi, perché certo. Altrimenti io non avrei neanche una copertina. Ma pensa te. Capito? Mentre in Francia le restituivano. L'ultima domanda riguarda un'altra mia curiosità, ed è questa. Il traguardo di cui sei più orgoglioso nel tuo percorso artistico? Guarda, probabilmente è stato nel cinema. Mm. Probabilmente è stato nel cinema. Ed è un film che non ha avuto un gran successo, devo dire, perché è uscito in un brutto momento dove c'erano dei gran film. Il film stesso era un po' limitato dal fatto che era girato tutti in interni e quindi uno gode poco che come scenografia si è dovuto ricorrere a una scenografia tutta dipinta perché era tutto girato in teatro. Okay. E tutte le scene degli esterni, palazzi, case, natura, montagne, alberi, monti, eccetera, erano tutti dipinti a grandezza, molto grandi naturalmente. Però l'occhio ha bisogno anche di andare oltre, di vedere dei paesaggi dal vero, no? Assolati, e lì purtroppo non abbiamo potuto farlo perché il regista in quel momento non era molto in forma fisicamente. Mm. e di conseguenza gli fu consigliato di girare questo film a riposo, cioè doveva rimanere a Roma, eccetera, eccetera. E allora mi chiamarono per fare tutti i quadri scenografici per lo scenografo Luciano Riccieri, che era il titolare della sezione e che prese la Palma d'Oro, no, la Palma d'Oro, il Nastro d'Argento a Venezia,
a Venezia per tutta la scenografia. Mm-hmm. E io gli feci tutte le scene dipinte. Allora come si poteva fare? Perché erano scene che dovevano essere a grandezza quasi naturale, cioè la casa doveva essere alta 10 metri, mm-hmm. la vuoi fare più piccola, la fai di 8 metri. Allora abbiamo pensato di farla tutta dipinta in scala 1 a 10. Mm. Poi con le gigantografie queste scene sarebbero state aumentate di 10 volte. Cioè il mio bozzetto, il mio quadro di 70 per un metro diventava 7 metri per 8 metri. Okay. Per 10 metri, 10 metri sì. 70 per un metro, capito? Sì, sì. Era tutto così. E abbiamo fatto tutte le scene in questo modo. Nel film poi Scola non girò la parte del mare, mi pare di Poitiers, la battaglia navale, quella non la girò, perché altrimenti il film diventava troppo lungo. Rivisto oggi il film a me piace, all'epoca un po' meno, ti ripeto, all'epoca c'erano dei film in giro, quindi ero distolto da altri interessi, insomma. Mm-hmm. E quello lì per me è stata una grandissima soddisfazione, grandissima, ho lavorato tantissimo perché me lo dissero un anno prima. Certo. Non è che ho cominciato a lavorare due mesi prima, mi disse Luciano Riccieli, venne lui qui a Ferrara da me con una caterva di libri di documentazione, mi lasciò tutti questi libri, mi parlò, mi illustrò bene quello che voleva, cioè bassi con i toni in modo che con delle gelatine l'operatore alle luci riuscisse a colorare lui le immagini dandogli i colori preponderanti che riteneva più giusti. Quindi io ho fatto dei grigi ocra, delle tele d'ombra, ho fatto insomma delle tinte facili da modificare e quindi sono passato dagli interni agli esterni. Abbiamo fatto dei villaggi al teatro, il Teatro 5, che fa un teatro molto grande di Cinecittà, tutto girato a Cinecittà, dove tutto intorno al teatro interno c'era questo grande fondale di tela lungo, che i pittori di Cinecittà avevano dipinto a cielo, no? Tutto cielo, tutto sì. Intorno. E tutto il centro era tutta compagna, tutto intorno, sotto a questo cielo, tutto intorno al teatro, c'erano questi fondali di montagne, di colline, con capanne, come si chiamano, quelle cose di paglia, con dei pagliai, che poi erano particolari, quelli francesi, eccetera, che ti creavano questi esterni, che erano belli pittoricamente, si rifacevano alla pittura francese dell'epoca, però l'occhio, tu lo sai, a un certo punto ha bisogno di spaziare, sì. E l'occhio non era abituato. Oggi, secondo me, uno è più abituato di una volta e lo potrebbe apprezzare molto. Gli attori erano straordinari, perché gli attori erano Troisi, poi c'era Ornella Muti, e poi c'erano tre o quattro attori molto famosi in Francia, che però io non ti saprei neanche pronunciare. Okay. Comunque Troisi fu uno, diciamo, degli ultimi film che fece, perché... E il titolo qual era? Il titolo era Capitan Fracassa, il viaggio di Capitan Fracassa. Okay. Capitan Fracassa, capito? E c'era Troisi che era praticamente... Pulcinella. Okay. In quell'occasione Scola mi disse anche: senti, te lo sentiresti di farmi anche il manifesto? Allora gli ho fatto anche il manifesto del film. Bello. Però nei titoli di coda infatti c'era scritto in grande, c'era scritto quadri scenografici di Emanuele Taglietti. Poi ho preso un DVD adesso, recentemente, sì. L'anno scorso, sì. Hanno tagliato tutti i titoli di coda, no. Anche queste cose di tagliarli. Comunque no. Tu lo sai, adesso lo sai. Allora, su questa risposta, che ti dico la verità, non mi aspettavo, mi ha spiazzato, io concludo qua l'intervista, ti saluto e ti ringrazio, e nel caso mi venissero altre curiosità, altre domande, tornerò a fartele. Grazie a te e grazie a quelli che avranno la pazienza di ascoltarci. La fortuna di ascoltarti. Va bene, va bene. Ciao, ciao. Grazie. Ciao.